intensificarsi nella scorsa settimana di precipitazioni in Lombardia e Piemonte, il Ticino ha superato il livello di guardia, tanto da spingere domenica scorsa la Protezione Civile a diramare un allarme per quanto riguarda il Borgo Basso, storico quartiere di Pavia. Questa volta l'acqua non è arrivata alle case, evento che però si è verificato sempre più spesso negli ultimi anni. Adesso l'ultimo episodio è stato novembre, quindi non abbiamo fatto neanche il giro dell'orologio. Se dicono che si alza tanto, bisogna prendere i mobili, smontarli e tutto quello che si può portare ai piani superiori. L'intensificarsi delle esondazioni ha recentemente spinto alcuni abitanti del quartiere ad organizzarsi in un comitato attenti al Ticino. Il comitato nasce da alcuni cittadini residenti nella zona del Borgo Basso, quindi via Milazzo, però lo abbiamo aperto anche ad altri residenti di Pavia che condividono il nostro stesso problema. Il comitato, oltre a chiedere maggior attenzione da parte delle autorità, richiede anche che ci sia maggior coordinazione tra regioni e enti locali, in un ambito gestito da molte realtà diverse. Il problema è che spesso assistiamo ad una sovrapposizione di competenze sullo stesso territorio e, nella fattispecie, sul governo delle acque di molti enti diversi e separati tra di loro. Questa sovrapposizione di competenze di fatto fa sì che non sia mai facile, è quasi impossibile individuare un responsabile. Tra i membri del comitato c'è chi vive in Borgo Basso da tutta la vita e ricorda bene quanto sia complicato convincere le amministrazioni cittadine a lavorare in ottica di prevenzione e prospettiva. Purtroppo le varie amministrazioni ci sentono nel momento contingente, nel momento in cui si sviluppa la cosa, poi mano a mano che il tempo passa si dimenticano e devono aspettare che ne succeda ancora per poter prendere in esame la questione. Ecco. Cioè, è capitato anche che si fossero dimenticati, perché era andato in pensione uno dei gestori, di come si facesse a chiudere qua la porta quando l'acqua viene alta o dove andare a chiudere le fogne, i tubi delle fogne per non avere il ritorno e tutte quelle piccole cose di manutenzione da fare nel momento in cui il Ticino esonda. Attenzione però a non pensare che si tratti di semplici lamentele. I membri del comitato attenti al Ticino hanno le loro proposte e intendono farsi ascoltare. Nel 2020 non si può gestire le piene guardando il cielo e contando l'acqua sui gradini. Forse bisognerebbe pensare a quelle che in altri stati hanno fatto, in Inghilterra 80 anni fa, in Francia molti anni fa, bacini di laminazione che almeno mitighino l'intensità di queste cose, perché sennò credo che zone come il Borgo non hanno un bel futuro. Noi abbiamo il lago che butta acqua e il Po che riceve. Se io riesco a non far coincidere la piena del lago con la piena del Po, noi non andiamo sotto, e questo lo fanno i bacini di laminazione. Certo è che se le istituzioni allargano le braccia, dipende, è piovuto tanto, siccome da qui in poi pioverà sempre tanto, noi saremo destinati ad andare sempre sotto. La speranza comunque è che il comitato solleciti nel breve termine un buon livello di prevenzione e coordinazione tra gli enti, così da essere preparati per la prossima piena del fiume.